Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vedere questo territorio che in questo momento porta ancora delle cicatrici, così lesionato, davvero mi provoca dei forti sentimenti emotivi. 50 giorni dall'alluvione che ha devastato l'Emilia-Romagna, arriva in regione il generale Figliuolo per il primo incontro pubblico da commissario all'alluvione designato. Volo in elicottero al fianco del presidente della regione Bonaccini, poi un incontro con le istituzioni, gli amministratori locali e le parti sociali per ascoltare le esigenze di chi è stato piegato ma non spezzato dalla furia dell'acqua. Vogliamo fare presto e bene, dobbiamo fare presto e bene, sono due termini che non sempre si conciliano. Eppure tutti hanno richiamato l'esperienza del terremoto che qui ha visto fare presto e bene. Il mio compito sarà quello di fare un piano e lo faremo in maniera condivisa che possa poi essere messo a terra, implementato. In questo momento bisogna ascoltare quelle che sono le esigenze. Io credo che la fase sia post-emergenziale a tutti gli effetti, per questo che abbiamo chiesto di partire con la ricostruzione. Poi nel frattempo ci sono le persone, le imprese. Abbiamo ancora migliaia di persone fuori dalle proprie abitazioni, per cui servono immediatamente i primi miliardi. Ci siamo fermati, adesso siamo fermi, perché sono finiti i soldi. Siamo sotto, siamo in rosso di mezzo miliardo di euro. Chiaro che adesso è cogente l'intervento su famiglie e imprese, fare interventi di primo tempo, ma anche pensare alla messa in sicurezza. Come la definì Giorgia Meloni, questa è la locomotiva d'Italia, se si ferma la locomotiva rischiano di fermarsi anche gli altri convogli.